primo, don Valerio Pennasso, che ci ha fatto l'onore di essere presente, di regalarci un poco del suo tempo. Leggete nella nostra locandina che don Valerio Pennasso è il direttore dell'Ufficio Nazionale dei Beni Culturali Ecclesiastici della Conferenza Episcopale Italiana. L'ufficio che don Pennasso presiede è un ufficio particolarmente attivo, è un ufficio che ha su di sé un onere particolarmente gravoso, perché deve mettere tra di loro in contatto e quindi poi fare da pungolo, oltre che in qualche modo controllore, credo, qua ci dirà meglio lei se io erro, tutti quei soggetti che io definisco depositari dei beni culturali della Chiesa Cattolica. Depositario non è un'accezione, non è una categoria giuridica, lo sappiamo tutti, ma io lo uso in modo volontario, perché se dovessi stare ora a spiegarvi qual è lo status giuridico di un ente che ha in proprietà, possesso, detenzione, vari titoli, un bene culturale ecclesiastico, veramente ci vorrebbe un convegno. Volevo però soltanto farvi presente, per farvi capire qual è l'onere che l'ufficio di don Valerio Pennasso ha, che quando noi parliamo di Chiesa Cattolica parliamo di una molteplicità di enti che hanno appunto in proprietà beni della Chiesa Cattolica, beni culturali ecclesiastici. Una quantità di beni, per capirci, diocesi, parrocchie, congregazioni religiose, enti di altra denominazione, che quando operano, operano con il diritto privato, ma anche con il diritto canonico. E la normativa di diritto canonico è una normativa complessa che richiede l'intervento per ogni singolo atto di molti uffici e molte competenze diverse. Quando quindi l'ufficio di don Valerio Pennasso si interfaccia, diciamo così, con un ente, in verità non parla con un ente, parla con una serie di altri soggetti, tenendo tra l'altro conto che ogni soggetto ha una sua inclinazione, ovviamente una sua sensibilità, una sua potestas, e quindi evidentemente il lavoro che loro fanno è non di poco conto. Tenevo questo a dire perché ora ci spiegherà don Valerio Pennasso che cosa si fa e che cosa si è fatto sulla digitalizzazione, e questo era il minimo perché noi tutti si possa comprendere il valore di quello che insomma si opera. A lei la parola, don Valerio Pennasso si deve spostare, quindi ora come nei grandi show televisivi facciamo il cambio perché ci proietterà delle immagini. Credo che noi forse ci allarghiamo un po' per consentire a voi tutti di vedere. Grazie. Buon pomeriggio, grazie dell'invito. Siamo veramente onorati anche dall'incontro che abbiamo avuto nella presentazione dei precedenti lavori dello scorso anno della vostra comunistica e degli approfondimenti giuridici, per i quali abbiamo sempre necessità di un rapporto non soltanto all'interno per quanto riguarda il diritto canonico e gli aspetti civilistici che la materia dei beni culturali e il rapporto con gli enti e le istituzioni nelle quali siamo tenuti nella normalità e nella quotidianità del nostro lavoro, ma anche perché ci dà la possibilità di affrontare questioni relative alla ricerca, le tematiche giuridiche nei confronti dei beni culturali hanno necessità sempre di approfondimenti e di aggiornamenti relativi sia alla materia giuridica civilistica e non soltanto, ma gli aspetti economici e quant'altro, come sapete meglio, meglio di me affrontare. L'Ufficio Nazionale dei Beni Culturali Ecclesiastici e l'Edilizia di Culto della CEI ha questo compito un po' di coordinare le attività di conoscenza, valorizzazione, tutela e soprattutto di coinvolgere diversi enti ecclesiastici per quanto riguarda anche la consapevolezza stessa del patrimonio. Nel 96, quando l'ufficio nacque, nei rapporti della tutela, nei confronti della tutela del patrimonio, sollecitava soprattutto la consapevolezza, perché in molte situazioni non sempre questa è sufficiente, tanto da permettere di affrontare
il patrimonio ecclesiastico, ecclesiastico più il termine relativo alla proprietà piuttosto che all'uso che è ecclesiale, ma comunque il patrimonio ecclesiastico nella dimensione di identitaria, talvolta è considerato un peso. Avere dei beni mobili, immobili, se parliamo poi archivistici, bibliografici, talvolta è un peso. E quindi già sollecitare l'attenzione, la consapevolezza ad un patrimonio che non è soltanto nella sua accezione economicistica, ma al valore storico identitario, già è un compito assolutamente importante. Nello stesso tempo i passaggi di questi anni hanno permesso alle diocesi, attraverso soprattutto i fondi dell'8 per 1000, di organizzare progetti di conoscenza partecipati. Vedremo di dire qualcosa da questo punto di vista. Gli enti ecclesiastici, qui cito un documento dei Vescovi del 92, hanno il dovere di tenere e custodire regolarmente il proprio archivio corrente e storico, favorirne la consultazione, curarne l'incremento mediante opportune acquisizioni nel rispetto della normativa canonica e civile vigente. Il servizio ecclesiale, questo servizio, è uno dei compiti importanti dell'attività culturale che investe la Chiesa Cattolica in Italia. L'annuncio del Vangelo ci spinge a cercare sempre nuovi linguaggi adeguati al mondo di oggi all'interno della tradizione, della storia e della comunità. Un grande impulso alle iniziative culturali delle comunità cristiane e della comunità civile nella scuola, nella ricerca, può venire dagli archivi, dalle biblioteche, dai musei e dalle raccolte ecclesiastiche. In questa prospettiva, il progetto culturale orientato in senso cristiano stimola ad approfondire una fede consapevole che abbia piena cittadinanza nel nostro tempo, così da contribuire alla crescita della società. Possiamo raccogliere alcuni atteggiamenti di questa progettualità: un profondo radicamento nel territorio, e di questo sentiamo una grave responsabilità nei confronti dei cittadini italiani; l'accessibilità per tutti, il partire per tutti e non soltanto con l'attenzione di qualcuno che può avere maggiori o minori capacità conoscitive e abilità; il dialogo con le istituzioni locali e le alleanze educative. Fondamentalmente le biblioteche, gli archivi e i musei ecclesiastici costituiscono sistemi a base diocesana, coordinati a livello regionale e nazionale, che collocano così e che collaborano con il sistema nazionale degli istituti culturali. È un po' un'impalcatura molto strutturata, ma che dice come l'articolazione non sia soltanto un aspetto di organizzazione, ma anche una vera e propria rete, sempre più da sollecitare, da costruire, ma che dà la possibilità effettivamente di lavorare e di lavorare insieme. Ora, parliamo di un accenno alla valorizzazione, riprendendo velocemente la normativa statale sulla valorizzazione. La valorizzazione del patrimonio culturale statale, parlo della 42 del 2004, consiste nell'esercizio delle funzioni e della disciplina di tutte quelle attività a cura dell'amministrazione dei beni culturali, volte a promuovere la conoscenza del patrimonio nazionale e assicurare le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione del patrimonio stesso ad ogni tipo di pubblico, al fine di incentivare lo sviluppo della cultura. E successivamente la valorizzazione comprende finalità educative di stretto collegamento col patrimonio, al fine di migliorare le condizioni di conoscenza e conseguentemente anche di conservazione dei beni culturali e ambientali, incrementandone la fruibilità. Anche la promozione e il sostegno di interventi di conservazione dei beni culturali rientrano nel contesto di valorizzazione. Ma possiamo sintetizzare queste attività di valorizzazione in iniziative di miglioramento della fruizione dei luoghi della cultura, favorire le visite, innalzare l'esperienza di visita e di incremento dell'offerta culturale, promuovere accordi con soggetti pubblici e privati e via di seguito. In questo contesto possiamo recuperare alcuni passaggi, qui cito Papa Francesco che nella
l'enciclica Laudato Si parla del valore dell'ecologia integrale in tutte le sue dimensioni naturali, economiche, ambientali, sociali e culturali. Così alcuni passaggi che mi paiono anche chiarificatori dal punto di vista della valorizzazione nella Chiesa Cattolica e da parte della Chiesa Cattolica. Insieme al patrimonio naturale vi è un patrimonio storico, artistico e culturale ugualmente minacciato, parte dell'identità comune di un luogo e base per costruire una civiltà abitabile. E la cultura non solo intesa come monumenti del passato, ma specialmente nel suo senso vivo, dinamico e partecipativo, che non si può escludere dal momento in cui si ripensa alla relazione dell'essere umano con l'ambiente. Per poter parlare di autentico sviluppo, occorrerà verificare che si produca un miglioramento integrale della qualità della vita umana. Da ultimo, la sensazione di soffocamento prodotta dalle agglomerazioni residenziali, dagli spazi ad alta densità abitativa, viene contrastata se si sviluppano relazioni umane di vicinanza e calore, se si creano comunità, se i limiti ambientali sono compensati dall'interiorità di ciascuna persona che si sente inserita in una rete di comunione e di appartenenza. Alla luce di queste sollecitazioni comprendiamo come la valorizzazione dei beni possa essere un vero strumento di promozione culturale attraverso un innalzamento della qualità di relazione con le persone. Il maggior valore del bene culturale non è dato dalla mera sperimentalità, spendibilità commerciale ed economica di quel bene sul mercato, fosse anche attraverso l'aumento degli accessi o l'incremento della bigliettazione. Papa Francesco inserisce a questo punto il principio del bene comune citando la Gaudium et Spes, il Concilio Vaticano II, l'insieme di quelle condizioni, il bene comune della vita sociale, che permettono tanto ai gruppi quanto ai singoli membri di raggiungere la propria perfezione più pienamente e più speditamente. Trovate qui l'home page del portale del web, beni ecclesiastici in web, www.chiesacattolica.it, una vetrina che rende visibile il lavoro di censimento sistematico del patrimonio storico e artistico, archivistico e librario portato avanti dalle diocesi italiane e dagli istituti culturali ecclesiastici sui beni di loro proprietà. È il luogo dove facilitare, attraverso approfondimenti tematici, condivisione di risorse, notizie, la comprensione e la lettura del patrimonio diocesano da parte di un pubblico sempre più ampio. Il portale intende diventare sempre più un'esperienza di una redazione distribuita che vede protagoniste le diocesi e tutte le realtà ecclesiali per far emergere insieme quelle tradizionali chiavi di lettura del patrimonio di carattere pastorale, catechetico, liturgico e più in generale quello teologico. Trovate qui i numeri di questo lavoro. In passato era principalmente un repository dei progetti di catalogazione, attualmente si sta evolvendo dal punto di vista della comunicazione, del racconto, della narrazione del patrimonio stesso. L'articolazione di queste banche dati è ulteriormente complicata, meglio articolata, dal fatto che la progettualità, pur essendo nazionale, è articolata e composta da progettualità diocesane o di singoli istituti. Quindi su una matrice comune, poi non il singolo schedatore, ma le singole diocesi o istituti culturali provvedono a realizzare per la loro parte la progettualità comune. Qui trovate, per quanto riguarda sempre sul portale, la descrizione degli istituti che sono coinvolti. Il progetto e il portale danno la possibilità di un accesso cross domain ai dati dei diversi settori, e questo accesso è facilitato attraverso diverse possibilità di ricerca Google Like, territoriale, cronologica, nella direzione più altamente quantificabile dell'authority file, enti, persone e famiglie.
una banca dati che è implementata particolarmente dalle diocesi, dagli istituti culturali che hanno concluso il rilevamento e la descrizione del patrimonio sul proprio territorio e quindi nella fase di aggiornamento e di integrazione, attività che l'Ufficio Nazionale sostiene e promuove continuamente perché è l'unico modo per far sì che il patrimonio venga considerato vivente e non un progetto chiuso sul quale al quale ho dato la mia adesione e ho posto il termine come un problema risolto. Questa è un'altra problematica, è una criticità che potremmo rilevare. La conoscenza non è data in un tempo specifico e che si conclude in quel tempo, seppure abbia necessità di una tempistica definita, non troppo lunga, e nello stesso tempo ha necessità di essere sempre mantenuto, costante, per evitare non soltanto un invecchiamento dei dati, ma anche e soprattutto un disallineamento tra la conoscenza e la realtà. Uno strumento di dialogo con le istituzioni ecclesiastiche e pubbliche. Le web nel tempo raccoglie una serie di accordi e di coordinamento con il Servizio Bibliotecario Nazionale, con i progetti Manus Online, con l'ICCU, con l'ICAR, con il Ministero per i Beni Culturali e l'Attività e il Turismo, e si stanno verificando come facilitare anche il dialogo tra il Sistema Generale Informativo del Catalogo, SIGECWEB, coordinato all'Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione, e con Cultura Italia, un progetto coordinato direttamente dal LIBA. Quindi un luogo in cui non soltanto gli enti e le istituzioni ecclesiastiche, ma anche quelle pubbliche trovano la possibilità di un dialogo e di una collaborazione, sempre nell'unica prospettiva di un servizio al pubblico più differenziato. Uno strumento poi di comunicazione, dicevamo, Evente News, è stata implementata con una maggiore popolamento delle informazioni provenienti dalla rete, dalle diocesi, dagli istituti culturali del territorio. Un ulteriore passo è stato quello di offrire maggiore visibilità delle informazioni attraverso l'implementazione grafica e una maggiore cura della redazione delle info per diventare sempre più uno strumento di comunicazione. Ci sono anche, sono aperti due canali, quello di YouTube e quello di Facebook. Quindi la possibilità di avere una visione un po' globale e complessiva del patrimonio stesso. Vediamo lo status questionis, la questione come si pone dal punto di vista dei progetti della digitalizzazione. Negli ultimi anni alcune biblioteche e archivi diocesani hanno potuto fruire di risorse economiche destinate alla digitalizzazione principalmente attraverso fondi pubblici o privati. A oggi abbiamo la consapevolezza a livello nazionale di 10 progetti di digitalizzazione, 9 archivi e una biblioteca. La consapevolezza di quantità e modalità, sappiamo che molti progetti, molte diocesi della Puglia e della Sardegna hanno avuto accesso, non solo loro, ma principalmente in modo sistematico queste due regioni, a progettualità regionali per la digitalizzazione soprattutto dei libri fondamentali, battesimo, morte, matrimonio, cresima e via di seguito. Ma la consapevolezza, diciamo così, numerica di modalità di realizzazione del lavoro è di questi che vi sto presentando. Di questi progetti uno è concluso e 9 sono in corso. Il materiale prodotto di 146.215 oggetti digitalizzati. Viene da sé che la consapevolezza che gli interventi di digitalizzazione del patrimonio ecclesiastico siano ben più consistenti, ma in questa sede riteniamo di poter rendere conto di quelli documentati presso il portale BCE. Non potendo presentare il dettaglio dei singoli progetti, si può con buona approssimazione indicare che i criteri di selezione del materiale da digitalizzare seguono, soprattutto dagli istituti, due criteri. Uno, la vulnerabilità del supporto e aspetti legati alla conservazione, quindi si digitalizza materiale in cattivo stato di conservazione o su supporto di pregio come quello membranaceo, bolle, privilegi papali, eccetera.
oppure la grande richiesta di consultazione da parte degli studiosi. Si digitalizza per rendere maggiormente disponibile e fruibile il materiale e conseguentemente anche per evitarne l'usura, registri di battesimo, visite pastorali, processicoli. Il portale del web pubblica il progetto di Caserta, che comprende due fondi archivistici: il fondo del capitolo della cattedrale e il fondo della curia vescovile. Si tratta di 69.769 oggetti digitalizzati e il progetto è concluso. Si può navigare sul portale direttamente, vi faccio vedere alcune immagini della produzione di questi due fondi. Possiamo esplorare il fondo nelle sue varie articolazioni delle serie, con la descrizione e il contenuto e la struttura del fondo stesso, nelle sue varie articolazioni, con la possibilità di indicare, di avere la consapevolezza delle riproduzioni su disco ottico. Anche per quanto riguarda l'altro fondo di Caserta, questo il portale dà la possibilità di individuare anche geolocalizzati il sito dell'archivio e la presentazione dell'archivio storico, in modo tale da contestualizzarne anche l'ente conservatore. Talvolta, sottolineo alcuni elementi critici, la disponibilità economica non ha favorito interventi di digitalizzazione consapevoli da parte del proprietario o conservatore del patrimonio, generando interventi poco efficaci, non rispondenti ai requisiti tecnici minimi e quindi inservibili o quasi. Le necessità possono essere molteplici e variare da caso a caso, ma devono essere ben chiare al momento dell'intervento. Prima di tutto, il progetto anche su istituti e in più anni deve essere sempre integrato con i diversi investimenti sui beni culturali. Non si può partire soltanto da un fondo piuttosto che da una raccolta o semplicemente da alcuni fondi. L'ente proprietario del patrimonio ha necessità di indirizzare, controllare, verificare l'intervento, garantendone la conservazione ottimale degli originali, che non vengono messi da parte soltanto perché ormai altre copie, magari più utilizzabili, sono messe a disposizione del pubblico. La prima indiscutibile necessità per una corretta impostazione progettuale rimane la conoscenza del patrimonio di cui si è responsabili e le caratteristiche proprie dello stesso. In questa direzione si inserisce la raccomandazione dell'Ufficio Nazionale di effettuare interventi di digitalizzazione solo a seguito della disponibilità di una buona descrizione del patrimonio sotto forma di inventario o catalogo. Solo così è possibile individuare correttamente l'oggetto del progetto di digitalizzazione. Ancor più è importante poter mettere in relazione i documenti digitalizzati con l'intera banca dati del patrimonio. Nelle relazioni che si innescano si crea nuova capacità conoscitiva, oltre che la possibilità effettivamente di una conservazione più responsabile. Quali sono gli strumenti che abbiamo a disposizione? Il servizio informatico della CEI, dell'Ufficio Nazionale, supportano anche tecnologicamente i progetti di catalogazione, censimento, digitalizzazione. Le applicazioni girano sul cloud privato, ospitato nel nuovo data center della CEI, che coniuga i vantaggi dell'astrazione dei servizi in cloud con la concretezza di un ambiente innovativo gestito da personale che storicamente collabora con la CEI. Nell'ambito della conservazione sono attive alcune iniziative: la conservazione di immagini originali ad altissima risoluzione dei beni culturali derivanti dalla schedatura OA, sono 5 milioni di schede, quindi possiamo immaginare un corrispettivo di immagini. La conservazione documentale e il riversamento certificato di varie tipologie documentarie, delibere, decreti e quant'altro. Uno dei progetti è quello relativo alla collaborazione con la Biblioteca Apostolica Vaticana, con l'obiettivo di poter disporre in materia innovativa tecnologica della digitalizzazione dei documenti, offrendo la massima tutela e valorizzazione del patrimonio culturale manoscritto. Per quanto riguarda la digitalizzazione, sempre di più cresce la consapevolezza
degli enti, degli enti possessori, che la digitalizzazione non sia un prodotto, ma un complesso processo composto da una catena di operazioni tra loro strettamente interconnesse, non una mera produzione di immagini. Quest'ultima è solo uno degli aspetti, anche quello meno significativo. Nel progetto di digitalizzazione gli aspetti tecnologici, seppure importanti per le implicanze di produzione e conservazione, sono marginali rispetto alla regia complessiva della sua progettazione e gestione. L'archivio digitale, inteso come l'insieme dei file digitalizzati o e digitali all'origine, interpella la responsabilità dell'archivista, del bibliotecario e dell'operatore museale anche per gli aspetti tecnici. Non devono essere affrontati da loro in prima persona, ma li devono conoscere per poterne gestire la produzione e la loro conservazione. Ancora devo chiudere. Molto bene. L'ufficio sta promuovendo alcune linee guida per la digitalizzazione da mettere a disposizione delle diocesi e degli enti che fanno parte e compongono questo progetto. Quindi, come abbiamo già ricordato, il problema non è tanto il modo, quali strumenti, quali tecnologie o che cosa conservare in quali modalità. La prima attenzione è una questione di approccio, prima di tutto è quella di poter individuare quali siano gli obiettivi e la missione, come si usa dire oggi, dell'Istituto. La consapevolezza di chi si è, di quale patrimonio si sta conservando e quali siano le finalità per le quali la conservazione viene mantenuta e resa disponibile per la valorizzazione è prioritario rispetto alla semplice attività di digitalizzazione. Una consapevolezza della missione che si coniuga poi molto bene con la consapevolezza chiara e complessiva del patrimonio disponibile, affinché si possano scegliere quelle attività principali e inderogabili a seconda degli obiettivi prefissi. Un altro aspetto, chiudo, è quello di una predisposizione di alcune linee di orientamento a livello territoriale, non ogni singola diocesi, ogni singolo istituto, ma gli istituti di una diocesi, le diocesi a livello territoriale organizzate e coordinate come regione ecclesiastica, al fine di avere una maggiore omogeneità di approccio e dare una maggiore disponibilità anche al semplice ricercatore amatoriale, quello più scientificamente preparato, di trovare delle chiavi di lettura che su un territorio più vasto, che non sia quello semplicemente dell'istituto di competenza, possa aprire prospettive anche nuove e maggiormente orientate. Grazie.